E adesso Lorenzo, cambiamo argomento perché c'è l'approfondimento curato da Silvia Pagni, stiamo parlando di biglietto da visita. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica settimanale Biglietto da visita. Oggi è una puntata speciale perché il nostro ospite non è un cantante, non è un attore e nemmeno un musicista, ma è colui che dà spazio alla bella musica italiana e ai grandi artisti. Vado subito con la domanda di rito. Gentile ospite, mi sente? Sì, buongiorno, sono Antonio Vandoni, sono nato a Milano, lavoro nella musica da 35 anni, non canto, sono anche stonato, non suono, non conosco una nota, ma spero di contribuire al successo altrui che di persone, di artisti che meritano il successo. Io sono veramente molto fiera e contenta di averla qui con noi, perché veramente ci può aprire un mondo che è dietro ai grandi artisti, però è importante saperne di più. Come sta in primis? Sì, sono Antonio Vandoni, appunto piacere di essere ospite tuo, diamoci del tu perché se siamo giovani ancora. Va bene, sarà un po' difficile. Lavoriamo nello stesso ambito da molti anni. Sto molto bene, è la passione che ci accomuna per questo lavoro, per cui sono fiero di avere lo stesso entusiasmo di 35 anni fa, appunto quando mi approcciavo al mondo della musica, perché riteniamo che il talento non basta più avere una bella voce o una bella penna per scrivere le belle canzoni, ma ci vuole un team e la promozione per far sì che quello che canti, quello che scrivi diventi un successo. Per cui è appagante già il mio lavoro proprio perché contribuiamo al successo altrui e questa cosa mi riempie di gioia. E questa è una cosa che io già volevo fare una domanda un po' particolare dedicata proprio appunto ai giovani, ma andremo più tardi a parlare di questo. Ma il sogno da piccolo, Antonio Vandoni, nel suo sogno c'era già la musica oppure aveva idea di altro modo di vivere? No, ho vissuto, dico sempre, almeno 5-6 vite diverse fra loro e non era questo l'obiettivo, ma è venuto solo vivendo, solo frequentando la radio, solo frequentando i musicisti, gli artisti, i produttori, i discografici, è venuta mano a mano la passione per questo lavoro, che peraltro non c'è nessuna scuola che insegna a essere quello che ho fatto, insomma, prima il discografico per 12 anni e dal 2000, per cui 24 anni alla direzione artistica di Radio Italia, per cui solo lavorando si impara, solo ogni giorno imparo ancora adesso, per cui è quello certo. Il bello, no? Attingere anche dagli artisti quello che sono le nozioni del nostro lavoro. Certo. Oggi tu, Antonio, mi è un po' difficile darti del tu. Tu sei direttore artistico di questa grande radio importantissima, Radio Italia, solo musica italiana, quindi tutti la conosciamo. Ma come è arrivata ad avere un ruolo così importante? Solo lavorando, perché ho avuto la fortuna di conoscere un grande uomo più che un grande editore, cosa che poi ha dimostrato di esserlo in questi 42 anni di Radio Italia. Io lavoravo come DJ a Radio Italia, mettevo sui dischi letteralmente, per cui per passione, molti anni fa, quando è nata Radio Italia. E da lì ho capito che mi piaceva questo mondo della musica e sono andato a fare il discografico. Anche lì sono stato fortunato come tutta la mia vita e sono andato a lavorare prima alla Dischi Ricordi, la mitica Dischi Ricordi, che poi è diventata BMG, l'attuale Sony, e poi Mario Volanti, l'editore appunto di Radio Italia, mi ha offerto questo ruolo, questa direzione artistica di questa magnifica radio, e da allora, da 24 anni che siamo qua. Mamma mia, 24 anni, è una vita, Antonio, è veramente... Ma... Infatti, sei lì dentro da 24 anni, per diventare questa Radio Italia così importante, ma questo grande successo a che cosa è dovuto? Perché è un successo pazzesco.
Radio Italia oggi, diciamo, è la prima radio, giusto? Non è la prima RAI in termini numerici, ma è leader nella musica italiana, perché Certo. al di là dei numeri, la scelta vincente e coraggiosa di un editore come Mario Volanti è stata appunto 42 anni fa di fare una radio di solo musica italiana, perché il successo è dettato davvero dai nostri ascoltatori che quando si sintonizzano su una radio dove vogliono cantare, ascoltare, capire la musica che sentono, i testi che sentono, si sintonizzano su Radio Italia. E siamo gli unici a offrire un prodotto così proprio perché ci vogliamo distinguere. Insomma, abbiamo questo. Non è un limite, anzi è un terreno immenso la musica italiana dove sempre di più i fruitori sono gli ascoltatori e i compratori di musica italiana, perché se vai a vedere le ultime classifiche degli ultimi 10 anni, la musica italiana in Italia è quella che vende di più. Per cui ci ha visto giusto, insomma, il nostro editore e ci piace ogni giorno cercare di accontentare sempre di più i nostri ascoltatori. Eh sì, noi siamo famosi nel mondo per la nostra melodia italiana. Pensi che con il tempo si sia persa un pochettino la vera melodia italiana? Un po' negli ultimi 6-7 anni si è perso un po' quello che in Italia perlomeno quello che è la melodia italiana, nel senso proprio lato del termine, perché ci sono un po' con l'avvento anche della tecnologia, ci sono nuovi suoni, nuove produzioni che trascurano un po' quello che è il suonato, il composto da voi Sì. musicisti di melodia italiana. Ma io sono certo, anzi, ci sono già i primi segnali che si ritornerà prestissimo alla grande musica italiana suonata, scritta e nella Speriamo. storica, sì, nella nostra storia. Lo siamo famosi in tutto il mondo e non sono le mode che dettano la differenza, perché almeno è temporanea, ma come tali passano e di conseguenza i nostri figli crescono e ritorniamo al punto zero, che è quello zero, il punto di partenza, quello che è la melodia italiana. Ma veramente ci stai dando una notizia bellissima, ma quindi detta da te sicuramente è la pura verità. E noi attendiamo questo momento particolare perché veramente anche parlare con persone che sono all'estero, io ho delle, diciamo, delle comunicazioni con loro, loro mi dicono che hanno difficoltà tante volte ad inserire dei brani nelle loro radio perché loro sono ancora al mitico Sole mio, Volare, e quindi la melodia si stava perdendo un po', però ci stai dicendo delle cose, Antonio, che veramente ci riportano a sperare in una ripresa, diciamo, musicale e anche canora canticchiando tutti quanti. Sì, non dico di rimanere appunto ai classici, solo ai classici che ci hanno portato nella storia della musica in tutto il mondo. C'è naturalmente il cambio generazionale che induce anche ad altri artisti, altre canzoni, altre melodie, altre produzioni, tutto giusto. Però si è un po' esagerato da una parte anche nel rispetto di quello che è stato il mercato. Noi l'abbiamo seguito e continuiamo a seguire, stiamo molto attenti a quello che il pubblico vuole, ma alla lunga anche certi mondi sono un po' scemati nel pop, sono scivolati un po', sono tornati un po' nel pop dalla musica trap ai rapper, insomma, si sono un po' poppizzati proprio perché c'era la necessità anche per loro, non solo per noi, di avere un repertorio anche di brani che sono da considerare, non dico storici, non dico nella storia della melodia italiana, ma comunque che abbiano dei contenuti anche musicali importanti. Eh sì, speriamo, veramente lo speriamo con tutto il cuore. Questa domanda che io ci tengo un po', ci tengo tantissimo perché è dedicata ai giovani. Oggi il mondo dello spettacolo ha una strada, molto difficile. Quindi, oltre al talento, per diventare, ad esempio, un ragazzo che oggigiorno è bravo e vuole diventare, sa, è impossibile, però prende la strada giusta per poter diventare forse un Eros Ramazzotti o forse una Giorgia,
Basta il talento? Io credo di no. Cosa No. manca? Guarda, una risposta veramente più chiara, più limpida possibile, perché i ragazzi ci ascoltano e ne sono veramente tanti. Bisogna osare, bisogna distinguersi, bisogna essere riconoscibili, bisogna emergere da quel panorama immenso che è oggi la proposta di musica italiana che arriva. Io consiglio sempre ai ragazzi nelle nostre masterclass così di cercare di andare oltre quello che è l'immaginario, quello che è soprattutto il mercato. Io dico sempre: ascoltate, ascoltate, ascoltate musica che è oggi venduta per poter fare qualcos'altro, per poter fare tutt'altro, perché bisogna distinguersi, non fare la copia dei tanti artisti che ci sono oggi sul mercato, ma bisogna proprio essere particolari in ogni arte, in ogni forma. Dal modo di scrivere, innanzitutto, la timbrica è naturale, per cui non si cambia, va bene così, speriamo che sia anche quella originale, ma nel modo di interpretare anche le canzoni, dal modo di essere su un palco, bisogna essere particolari, piuttosto opinabili. Io preferisco ascoltare una cosa che mi fa pensare, non dico brutta, ma mi fa pensare, ma almeno si distingue. Che poi il bello e il brutto nel nostro lavoro è opinabile, per cui quello che è bello per me può essere l'opposto per chiunque. Per cui è una speranza che do ai ragazzi di nell'osare, di attenzione che puoi piacere, quello che è certo è che ti distinguerai. Per cui questo è il consiglio che do ai ragazzi. Ecco, questo è un consiglio prezioso e sicuramente ascolteranno queste parole qua, però per arrivare, questo è uno step, però per arrivare ad esempio a dire io voglio portare la mia musica, cercare di portarla a Radio Italia, io non credo che un artista possa fare questo passo da solo. Ha bisogno l'artista anche di un entourage, qualcuno che cura tutta la parte organizzativa, oppure può anche essere utile da solo fare tutto Allora, questo. non è obbligatorio contornarsi di un team, non è che ci vuole per necessariamente un manager, eccetera, ma io dico sempre agli artisti, siate imprenditori di voi stessi, Ecco, bravo, bravo. Sì. perché dipendere dagli altri certo non è sempre bello e sempre più difficile perché c'è talmente tanta offerta che non è che tutti i manager possono accettare nel loro roster artistico tutti quelli che Certo. si propongono. Per questo bisogna essere imprenditori di se stessi. Certo, con la consapevolezza che dopo aver fatto i primi passi, ovviamente da soli abbiamo detto, e oggi internet ci permette di organizzarsi e andare alla ricerca di contatti per mandare i propri prodotti, una volta che si ha l'assenso di qualche discografico, bisogna avere un manager che ti segua, perché comunque dico sempre agli artisti, una volta che hai messo un piede nel mondo discografico, continua a fare l'artista e lascia agli altri, nelle persone che ti fidi del tuo team, gli interessi che portano poi alla vendita dei dischi, a sbigliettare nei concerti, a tutto quello che è il business, il music business, farlo fare anche agli altri. Questo è il mio consiglio. Per cui i primi passi, ahimè, bisogna muoverli da soli. Non è Radio Italia, comunque tutte le radio e i network, specialmente come i talent, non sono l'unica ambizione da seguire, perché per fortuna non esistono solo i network, che parliamoci chiaro contro i miei interessi, ma per dirci bisogna fare gavetta, è banale dirlo, però non solo quelli che sono in televisione nei talent sono quelli meritevoli di essere al successo, ci sono molti artisti che sono venuti fuori dai talent e ben venga appunto perché ci hanno portato i vari Marco Mengoni, Emma Amoroso, Giusy Ferreri. Certo. Ma non è che esiste solo il talent per fare il successo, per cui bisogna seminare, scrivere, 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 seminare, produrre anche con il minimo di spesa perché comunque costa, qualcosa bisogna produrre e proporre di porta in porta e sono certo che davvero la perseveranza porterà dei risultati alla lunga perché le cose meritevoli alla fine tutti ce ne accorgiamo e non possiamo farne a meno, insomma. Eh sì.
Verissimo. Ascoltando durante i miei viaggi, Radio Italia, come sempre, ci sono solo brani in italiano. Qualche artista che le piacerebbe farla ascoltare, qualche artista straniero che le piacerebbe far ascoltare su Radio Italia c'è? Ci sono stati esempi di grossi, grossi artisti che hanno cantato in lingua italiana, la nostra unica peculiarità, abbiamo detto prima, per distinguersi, insomma, per riconoscerci, e li abbiamo trasmessi. Non preferiamo per questo l'artista che canti in italiano. Noi abbiamo come unica regola che sia cantata in lingua italiana. Che venga dai più grandi o dai più piccoli artisti, anche internazionale, ben venga. L'importante è che abbiano le caratteristiche per soddisfare i nostri ascoltatori, che siano prodotti in linea con la nostra linea editoriale e che cantino in italiano. Si può dare ad esempio un contatto dove questi ragazzi possono mandare il loro materiale? Noi non riceviamo materiale perché non siamo produttori, lasciamo nel rispetto del lavoro degli altri, i discografici e i manager, lasciamo agli altri quelle che sono le proposte musicali. Anche se sono finite, devono essere prodotte e distribuite perché comunque noi Ah, ok. abbiamo a che fare con un network di 5 milioni e 300 mila ascoltatori al giorno dove devono Mamma mia. trovare il prodotto che trasmettiamo. È un dovere nei confronti dei nostri ascoltatori, per cui deve esserci comunque una distribuzione. Ed è per questo che ci sono gli uffici promozione apposta delle case discografiche, dei manager, che si occupano di mandare alle radio i prodotti da poter trasmettere. Per cui è questo il giro. Sono loro che mandano a noi. Tutto molto chiaro. Adesso in questa piccola rubrica noi abbiamo un momento dove io mi permetto di fare un po' di domande proprio su di te. La prima domanda è questa: la cosa più folle e divertente che ti sia mai capitata? Nel mio lavoro? Ma divertente, divertente Folle e ci sono. divertente, no? La voglio sapere Folle, tutta, eh. folle, sì, ci sono delle promozioni folle che abbiamo fatto quando ero discografico, dove oggi è impensabile fare, dove anche lì abbiamo osato con delle idee. Non te le sto a raccontare perché sono lunghe, però anche nel mio lavoro. Quando ci siamo messi a fare la promozione, ci sono delle follie che abbiamo fatto con gli artisti proprio per promuoverci, per distinguerci. Vabbè. Questo è anche il bello di giocare con le idee, perché la promozione sono idee che adesso certo forse non sono perseguibili perché le idee costano e i soldi sono meno nella discografia, però ce n'è da scrivere libri, insomma, di cose divertenti. Sì. Hai qualche rimpianto? Tutti i giorni ho rimpianti perché vorrei davvero fare meglio del giorno prima. Detto questo, non è che non sono soddisfatto, anzi, mi piace l'idea che arrivo a sera con delle soddisfazioni. Certo, non è sempre così, come tutti i lavori, però rimpianti no. Rimpianto è la cosa peggiore che mi può capitare perché almeno. Io mi sono dato da fare per cercare di non avere rimpianti. I rimpianti sono per i pigri, che passano sopra le cose e non mi appartiene. Quali sono i tuoi idoli musicali, sia italiani che stranieri? Allora, italiani, Silvia Pagni. No, amore mio, ti amo. No. Allora, italiani musicisti veri come te, dove davvero c'è un ascolto all'orecchio, c'è un ascolto attento a quelle che sono le emozioni che ti arrivano dalla musica, che io dico sempre: la musica è un bene fisiologico, è un bisogno fisiologico come respirare, e tu mi insegni, per cui quella cosa che ti arriva dritta al cuore, all'anima. È quella che preferisco. E in particolare sto generalizzando, ma perché è veramente così, non per non farti nomi e cognomi di artisti, ma
Includo tutti quegli artisti che danno emozione nello scrivere. Io sono molto attento ai testi anche perché i testi, dico sempre, no, mi vergogno un po', non leggo un libro perché alla 20ª pagina già mi annoio, ma leggo libri e testi di canzoni perché mi piace il dono della sintesi, della poesia, che in poche parole ti danno un mondo anche di letteratura che mi piace. Mi piacciono i testi intimisti, quelli veri, quelli che ci si identifica, e questo che consiglio ai ragazzi. Fate in modo che non sia banale la scrittura, è banale anche quello che dico, ma voglio dire che sia veramente qualcosa di riconoscibile, riconducibile, identificabile per gli ascoltatori. Ti manderò anch'io qualche mio testo. Ma Antoni, guarda, 20 minuti con te sono volati. Allora vado subito velocemente perché, come con tutti gli ospiti, chiedo un pensiero per me. Un pensiero mi devi dedicare. Un Sei pensiero a cattiva, sei te? brutta. Fai quello che vuoi. Un pensiero per te? Continua a meravigliarmi davvero, fai che sia così, non ci si vede ahimè spesso, ma fai di trasmetterci davvero le emozioni che sai darci con i tuoi strumenti e diffondi quello che è la tua arte più possibile proprio perché ne abbiamo bisogno. Grazie tesoro, quando verrò la prossima settimana a Milano ti chiamerò così verrò a trovarti, va bene? Grazie. Io per il momento ti ringrazio tantissimo e spero di poter fare un'altra intervista con te perché veramente hai da dare tante notizie ai giovani ed è importante questa cosa qua. Ti abbraccio, spero che sei stato bene con noi. Sono stato bene, anch'io ho imparato da te quello che è il tuo mondo, l'esporsi ai tuoi ascoltatori, perché per me è lusinghiero e spero di aver dato qualcosa. Faremo una prossima puntata. Intanto io ringrazio tutti i nostri telespettatori, vi aspetto la prossima settimana con biglietto da visita. Ciao a tutti! Ciao!